8 marzo, benvenuta nel secondo episodio di 8 minuti insieme in pausa caffè e magari ti sei accorto sicuramente che oggi può essere un giorno particolare, differente dagli altri. Ho un mio pensiero che ti vado ad esporre immediatamente, anche perché essere in un canale YouTube, poter divulgare quello che proviamo dentro, tutto quello che è un messaggio importante da mettere online ogni singolo giorno è una responsabilità e per me me ne assumo volentieri e con grande senso proprio di fiducia che tu nutri nei miei confronti, perché altrimenti non staresti qua ad ascoltarmi, mi espongo molto volentieri. Prima di andare avanti, comunque iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanella anche perché, come ti starai rendendo conto, questi video di 8 minuti, prima cosa, sono davvero importantissimi perché ci vanno a creare un'abitudine nello stare insieme, nel avere determinati concetti poi da poter mettere in pratica ogni singolo giorno, conoscersi ancora meglio e quindi, avendo orari differenti, attivando la campanella, puoi davvero poter interagire in tempo reale e ci prendiamo questo nostro caffè insieme. Quindi, che cosa penso di questa giornata? Ovviamente a me piace sempre dare delle domande per interagire insieme. Ovvio che in questo momento tu stai ascoltando, io sto parlando, tuttavia, credi che davvero sia passivo questo modo di confrontarsi anche qua su YouTube? Credimi che possiamo arrivare ad essere connessi molto più in profondità di quello che pensi. Quindi per me essere qua significa, oltre che assumermi delle responsabilità, essere conscio che tutto quello che stai per sentire può davvero impattarti in maniera importante nella vita, perché 8 minuti al giorno, te lo assicuro, prendendoci questo tipo di abitudine, ci possono davvero far interagire in maniera profonda. Quindi, che cosa penso dell'8 marzo? Io te lo dico proprio sinceramente, non credo che ci sia bisogno di un giorno stabilito da qualcuno, insomma, oppure tutte le persone che magari sono qua e hanno stabilito questo giorno come ci sono altri giorni nel calendario, per poter ricordarci di quanto le donne sono importanti nel mondo, di quanto le donne ci danno amore, di come siamo venuti al mondo, perché fino, ragazzi, poi non si sa il futuro, quello che ci riserva, no? Ma fino a prova contraria siamo tutti nati nella pancia di una donna, la nostra mamma. Tutti noi siamo nati grazie alla mamma. E proprio in questo giorno che ci fa ricordare le donne, sicuramente un pensiero a chi ha la mamma ancora viva e anche chi non ce l'ha più, che è una donna, sarebbe la prima cosa. A parte questo, quello che io credo in maniera molto sincera, anche per esperienze passate e quant'altro, ricordiamoci ogni singolo giorno non solo di quanto è importante una donna, del ruolo che occupa, di quanto davvero ci rende felici, soprattutto una persona. Perché la donna è una persona, come un uomo, cioè, ormai in questo 2022 essere divisi tra uomini e donne, ovvio che ci sono. Ecco, apriamo una parentesi, e anche questa può essere simpatica, no? Quando si dice che le donne vengono da Venere, gli uomini da Marte, c'è anche un libro, no? E sicuramente ci sono ragionamenti in maniera diversa, ci sono comunque pensieri, emozioni che si scatenano in maniere diverse. L'hai mai sentito dire che comunque il cuore di una donna, come ragiona una donna, cioè è fatta proprio di emozioni, no? Quindi rispetto ad un uomo in genere ha un proprio codice differente, quindi le emozioni sono la cosa che più le appassiona. E questo sicuramente
magari se sei giovane che stai sperimentando, insomma, sempre le conoscenze così, ti accorgerai nella vita quanto questo ricorda, tieni naturalmente, se sei un ragazzo giovane che magari poi conosci ragazze e quant'altro, capirai quanto è importante poi saper prendere una donna proprio sulle emozioni. Ma questo ovviamente mi sento di dare questo suggerimento anche per le esperienze mie personali, che ovviamente si cresce, si impara sempre, e poi il difficile è metterle in pratica nel momento del bisogno. Quindi, allo stesso tempo, se sei una donna, magari scrivimi qua nei commenti, perché è davvero interessante anche vedere la tua visione su questo e quello che davvero ne pensi. Quindi per me davvero è sempre sempre importante questo discorso. Ovviamente, che cosa significa questo giorno? Perché ci sono magari tutti i vari appuntamenti mimose. A proposito, scrivimi qua nei commenti se ti piace la mimosa, l'odore, perché spesso e volentieri la mimosa non è poi quel fiore che alcune donne ricevono volentieri. A me è successo questo, quindi magari vuoi per l'odore, vuoi per... Questa è una curiosità che, avendoci poi una community come la nostra, è anche interessante poi da sapere. Ovviamente ci limitiamo oggi a parlare non solo di donne, dell'8 marzo e quant'altro, perché poi ognuno qua può averci la propria considerazione, ma signori e signori, in questo momento storico, tanto sappiamo nel momento in cui viviamo, quello che per me in questi 8 minuti giornalieri ci tengo in particolar modo è ricreare quella sorta di unione, quel modo di sentirsi davvero legati gli uni con gli altri, perché, come ho già detto ieri, come ho anticipato, c'è stata veramente sfruttata, diciamo, questa potente strategia che si usa molto nel marketing, nella politica, in tante situazioni proprio della vita, anche nel business, noi contro loro. Ecco, sicuramente poi questo noi contro loro ha fatto in modo che noi, come persona, come comunità, come popolazione, come davvero entità di sentirsi parte di qualcosa di importante, e ci ha divisi. Ecco, per me, nel mio piccolo, quello che è una mia missione è cercare di ricreare questa unità tra noi. Quindi davvero ti ringrazio di essere stato qua in questo video di oggi. Ogni giorno ci sono 8 minuti insieme nella nostra pausa caffè, ci possono essere altri appuntamenti, assolutamente sì, quindi ti invito ad iscriverti, attivare la campanella, condividi questi video ovviamente quando ritieni opportuno che possano dare valore alle persone. Ovviamente puoi trovare anche nel link il modulo che è velocissimo con un calendario che ti fa scegliere l'orario migliore per te per parlare insieme, per conoscersi, per fare una nostra chiacchierata. E credimi che non tutte le persone che si espongono su YouTube ti possono dare questa straordinaria opportunità per valorizzarti, per capire insieme cosa possiamo fare per rendere le nostre giornate ancora più straordinarie. Ti mando un grande abbraccio, ti saluto, ti ringrazio e ricordati il discorso che abbiamo fatto iniziale. Se davvero abbiamo bisogno di un giorno per ricordarci di quanto è potente l'amore delle donne e come è meglio poterci rapportare con loro. Ti mando un bacio, a domani.